Sì, questa è una problematica ormai da inizio anno. Questo è il punto debole di questa squadra, cercare di tenere l'attenzione sempre al 100% in qualsiasi momento della partita. Non è facile, non è facile neanche da allenare, a volte è difficile anche da migliorare, è quello che ho detto anche ai ragazzi, se non possiamo eliminare questo errore, comunque lo dobbiamo limitare perché ci condizionano le partite, visto che poi le prestazioni sono in campo, come hai detto te. Eravamo partiti benissimo, avevamo trovato i vantaggi, quindi la partita si era messa nel modo migliore. Poi dopo 30 secondi un calcio d'angolo, una palla inattiva, hai preso il pareggio e lì c'è stato un po' di confusione fino alla fine del primo tempo. Poi c'è stata però anche la grandissima reazione del secondo tempo dove abbiamo fatto, pronti via, abbiamo rischiato è vero di prendere il terzo gol, ma poi abbiamo sempre fatto la parità noi nella loro metà campo, trovando il pareggio, cercando anche di vincere fino alla fine. Quindi lo spirito della squadra, la voglia di andare a vincere questa partita c'è stata. Buona parte della rosa, perché era presente l'anno scorso, c'è voglia di rivalsa dopo, qui abbiamo subito con la Sampdoria un 5-1 pesante, sarà No, un ricordo. non c'è nessuna rivincita, il campionato l'anno scorso è un campionato finito a parte, questa è un'altra partita che per noi è importantissima, come dicevo ai ragazzi, è una partita che ci permette di lasciare anche il segno in questo campionato da qui alla fine, quindi siamo noi che dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, la voglia di far bene, la voglia di fare risultato come stiamo facendo, cioè i ragazzi sono carichi, stanno bene, quindi faremo di tutto per fare il risultato, per continuare la serie positiva. Ma Samorese è una squadra che gioca, è una squadra rognosa, che ha sempre fatto punti, sempre i suoi campionati sempre tranquilli, la metà classifica in alto, ha fatto risultati anche con le squadre importanti. Quindi la partita non è scontata, quindi a pari i nostri punti con una parete in meno, quindi i valori le ha, soprattutto nella fase offensiva, giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Quindi c'è una partita da stare al 100% per 90 minuti con grande attenzione, cercando di giocarla come sappiamo fare. Nonostante il rallentato col progresso, comunque hai mosso la classifica, i playoff sono anche addirittura avvicinati a meno 4, Ma potrebbe aprire nuovi anche scenari. questa rallentato non vedo perché per un pareggio contro Progresso, Progresso è una squadra che si deve salvare, quindi è una squadra che deve cercare di vincere. Non ci dimentichiamo dove eravamo 2 mesi fa, adesso non siamo diventati il Brasile, la situazione dove possiamo vincere tutte le partite, dominarle e decidere noi. Siamo ancora una squadra che è in crescita, che sta facendo bene, che cerchiamo sempre di vincere. Questo sì, però abbiamo anche di fronte avversari che la pensano come noi, devono fare i risultati per la propria classifica. Siamo riusciti a fare un pareggio dove secondo me meritavamo anche qualcosa in più e adesso abbiamo un'altra partita dove possiamo sfruttarla per cercare di vincere, ma anche questa è un'altra partita complicata e non ci dà per niente favoriti. No, l'obiettivo della squadra è quella di cercare di scalare la classifica, cercare di superare gli avversari, di vincere tutte le domeniche, di guardare partita per volta, perché è inutile guardare adesso i playoff che sono a 4, 5, 6 punti e poi non guardiamo la realtà di oggi che è la partita con la Samorese che per noi è fondamentale, uno per chiudere definitivamente il discorso della salvezza e due per veramente lasciare un segno a questo campionato che era partito in malo modo, ma adesso siamo in ripresa e possiamo anche togliersi delle grandi soddisfazioni. In senso o nell'altro, secondo te? Ma erano due partite completamente diverse, con due avversari diversi, questa è ogni partita, come ho detto, è sé, quindi è vero che si gioca con la prima in classifica, può essere più complicato rispetto all'ultima. In campo poi sono 11 contro 11 e la partita di domani è una partita secondo me aperta, anche loro verranno qua per giocarsi, non hanno nulla da perdere neanche loro, è un derby anche per loro, una partita sentita anche per loro, quindi sarà una partita apertissima. Col Progresso ci siamo trovati noi in svantaggio a cercare di fare la partita, con Ravenna avevamo già incanalato la partita nel migliore dei modi, andando in vantaggio di 2 gol, quindi abbiamo fatto una partita più all'inizio più prudente per poi ripartire anche per le caratteristiche del nostro avversario. Beh, disponibili abbiamo i soliti, abbiamo De Gori, Boccardi, abbiamo squalificato Capitanio, abbiamo Martoni fuori e dobbiamo valutare ancora Manara, vedere se può essere tra i disponibili. Si è allenato questi giorni, ma Sì, sta facendo dei lavori indifferenziato, oggi faremo l'ultimo test per capire se domani può essere a disposizione.